Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. Pelé è andato a fare il paperon dei paperoni in Cina. Qualcuno mi ha detto: che ne pensi? Dici che ne pensi, dopo rigore sbagliato se ne va a fare il paperon dei paperoni. Allora, dal punto di vista di Pelé non giudico, anzi faccio i complimenti, perché è un giocatore che non è mai arrivato a toccare picchi alti. Cosa intendo dire? Intendo dire che si è giocato nel Lecce, poi è andato in Olanda, poi è andato al Southampton, mosse che andava bene, visto che comunque generalmente ha fatto un buon europeo. Che so, se ne andava al Milan, se ne andava alla Fiorentina, oppure se ne andava, che so, al West Ham. Ma comunque, non stiamo parlando di un giocatore che sarebbe stato coperto d'oro in campionati europei importanti alla Ibra. Cioè, Ibra, che bisogno c'ha di andare in Cina, in Giappone, in Etruria, vaffanculo, che tanto i soldi glieli danno dovunque va. Però Pelé, per me, ha fatto la scelta migliore. A parte che poi, ragazzi, ho 40 milioni di euro in 2 anni e mezzo, ma chi è che non li accetta? Dai, cioè, sarebbe vergognoso non accettarli. Quindi partiamo da sto presupposto. Il secondo punto che voglio, diciamo, dire è: ma porca vacca, ma sti cinesi, allora, a parte che questa è una squadra da retrocessione, cioè è tipo ultimo, penultimo, e sta lottando nelle parti basse, sta lottando per salvarsi. Quindi come se tipo domani il Frosinone culone si sveglia e spende 40 milioni di euro in 2 anni e mezzo per Graziano Pelé. A parte questo, ma un po' di intelligenza. Io penso che un giocatore come Graziano Pelé, che comunque si l'hai portato perché è il nome, perché comunque l'Europeo ha fatto bene, quindi i tifosi sono andati in 800 miliardi ad accoglierlo, a fare le foto, tutti i musi gialli. Però quello che dico io è: un giocatore come Pelé, se tu gli offrivi un contratto di 10 milioni di euro, ma anche forse 6, ma 10 milioni di euro in 2 anni e mezzo, Pelé ti ci veniva lui col trattore. Cioè, Pelé è uno che incassa, ragazzi, 1 milione di euro all'anno, ne incassa 2 e mezzo ogni 2 anni e mezzo, appunto. Adesso se tu gli offrivi 10 ogni 2 anni e mezzo, te ci veniva proprio: eccomi, e te ci prendevi probabilmente tutta l'attacco dell'Italia, se ti interessava. Te prendevi Pelé, te prendevi Zaza, te prendevi, che ne so, Esharawi, ti prendevi tutti quelli che stanno lì davanti, Bernardeschi. Sai quanti cazzo te ne prendevi con 40 milioni di euro de budget in 2 anni e mezzo, santo Dio? Non capisco perché ste mosse, cioè tipo 40 milioni, bam, ok, hai fatto il colpo dell'anno. Pelé è diventato il quinto, pensate, madonna cara, il quinto giocatore più pagato al mondo. Dopo di lui mi pare c'è solo Messi, Ronaldo, Neymar e Hulk, sempre dai cinesi che sono malati, infatti. Allora, ora no, io voglio sapere, Pelé che è il quinto giocatore, ok, hai fatto il colpaccio, tutti i giorni c'è scritto, al mondo, i telegiornali, la tua squadra sarà dovunque. Ma 40 milioni di euro, ma come cazzo si fa? Cioè, ma lo paghi? Non lo so, io non ce la farei, ragazzi. Cioè, per me sarebbe un peso pagare un giocatore 2 anni e mezzo 40 milioni di euro, è una vergogna. Comunque, a parte questo, niente, è entrato un nuovo paperone dei paperoni italiano, dopo Giovinco, che noi prendeva tipo 10 milioni all'anno, quanti erano? Noi dicevamo: è incredibile, Giovinco 10 milioni all'anno, questo mo ne prende 200, complimenti a lui. Niente da dire, ragazzi, questo era il mio pensiero. Non so davvero come si faccia a fare una cosa del genere, cioè, boom, resto veramente basito. Boh, vabbè, a parte questo, ragazzi, questo video finisce qui. Ditemi voi qui sotto il vostro pensiero su Graziano Pelé e su questo trasferimento molto strano. Vi ringrazio per la visione, buon shalala e ci vediamo ad un prossimo video.